Mettere le uova, il burro ammorbidito e lo zucchero dentro il contenitore per l'impasto d'almeno 1 chilo. Riporre il contenitore dentro la macchina del pane e far andare il programma per l'impasto. Il burro verrà piano piano assorbito dall'uovo e dallo zucchero. Ed ecco il burro che si è perfettamente amalgamato con le uova e con lo zucchero. Non deve essere liquido il composto, va bene anche che sia un po' a pezzettoni, però questo eviterà che un burro fuso liquido, errore che molti commettono mentre fanno la pasta frolla, possa rendere troppo morbido e non lavorabile il composto della pasta frolla. Aggiungete adesso la farina e fate ripartire la macchina del pane. Piano piano la farina verrà incorporata nel composto di zucchero, burro e uovo. Il composto può sembrare granuloso, ma pian piano verrà ben amalgamato dalle lame impastatrici della macchina del pane. E adesso, dopo aver lavato bene un limone non trattato, mi raccomando non trattato perché anche lavando un limone normale è pieno di veleni, bisogna grattare la buccia del limone all'interno del composto. Ho aggiunto al composto un po' di buccia di limone grattata, mi raccomando, il limone deve essere ben lavato, lo ripeto. Poi ho aggiunto anche un pochino di succo di limone, ma giusto un cucchiaio, non di più, per non rendere troppo morbido il composto. E in questo modo lo si profuma un po' di più di limone ed è molto più gradevole la pasta frolla. Se il composto risulta un pochino troppo morbido, bisogna aggiungere altra farina. Ho aggiunto un paio di cucchiai di farina al composto. Infatti si sta rapprendendo. Ecco che il composto inizia a prendere un aspetto un pochino più solido. L'importante è non lavorare troppo la pasta frolla, massimo 10 minuti, non andate oltre perché la frolla non va lavorata troppo. Quando il composto vi sembra più o meno pronto, bisogna prendere una ciotola di vetro, di plastica o di ceramica e all'interno porre un tovagliolo, uno strofinaccio, mi raccomando pulito, e adagiarvi all'interno il composto. Chiudete bene questo composto come se fosse un piccolo fagottino. Ecco qui. E bisogna riporlo in frigo per almeno un'ora prima di lavorare la frolla.